Silvia Stellitano, presidente della Domo, quindi si è svolto recentemente il Festival dei Giovani Coachella, è andato bene per sensibilizzare proprio sulla donazione. Vuol dirci com'è andata? Sì, sì, abbiamo avuto una bellissima serata sabato 25 maggio in cui abbiamo veramente visto la bella gioventù e il nostro futuro, diciamo. Ho maturato veramente una bellissima speranza per il futuro della solidarietà, per il futuro del volontariato, perché ho visto tantissimi giovani, in primis le band, i musicisti, i cantanti che si sono impegnati veramente tantissimo, quindi sono stati molto bravi nelle loro performance, nonostante quasi tutti fossero dilettanti e magari anche alla prima apparizione. Poi i ragazzi che ci hanno aiutato anche nell'organizzazione, sono venuti i ragazzi delle scuole ad aiutare a pulire, a fare la raccolta differenziata, al bar, eccetera. Quindi è stato molto bello vedere tutti questi ragazzi molto impegnati, molto responsabili, maturi, che hanno anche dato delle risposte. Abbiamo già raccolto qualche volontà appunto di essere donatori di midollo e quello era l'obiettivo. L'obiettivo era informare, sensibilizzare, ma soprattutto poi anche avere effettivamente nuovi volontari tra le nuove leve, perché tra i 18 e i 35 anni c'è bisogno appunto di persone che si iscrivano. Quindi l'obiettivo era quello. Direi che è stato sicuramente raggiunto per il numero dei partecipanti alla serata, nonostante ci fosse pioggia, nonostante il tempo non fosse il meglio, diciamo, però è stato proprio bello. E speriamo, ecco, che adesso avremo un ritorno, soprattutto appunto in termini di iscrizione alla nostra associazione, ma soprattutto era importante dare ai ragazzi il segnale di essere sempre disponibili, di donare se stessi in qualunque modo, o come donatori di midollo osseo o come o in altro modo. Insomma, donare se stessi significa comunque mettersi a servizio degli altri. Noi abbiamo dato questo importante segno, abbiamo avuto veramente un pubblico molto, molto attento e molto attivo. Prevalentemente di giovani, quindi? Prevalentemente di giovani, suonavano ragazzi dai 14 ai 24 anni e il pubblico era composto più o meno dalle stesse persone, oltre che ovviamente dai genitori e dagli accompagnatori. Servizio navetta è stato eccellente. L'accoglienza nel comune di Trontano tramite la Proloco, la EB di Trontano, gli alpini di Trontano che ci hanno aiutato tantissimo è stato eccellente, sono veramente un gruppo bellissimo e anche la Protezione Civile di Masera ci ha dato una gran mano all'aspetto sicurezza, la Croce Rossa e tutti i nostri fornitori che ci hanno veramente aiutato a realizzare questo evento, anche dando anche parte di se stessi, diciamo, nell'organizzazione. Quindi siamo molto contenti delle sinergie che si possono creare sul territorio. È sempre una forma di donare, è sempre una forma di volontariato, direi, molto alta. Io sono rimasta veramente emozionata da tutto quello che ho visto sabato sera, ma soprattutto la cosa che mi è rimasta tantissimo impressa è la bellissima gioventù da cui siamo circondati. Molte volte critichiamo i nostri giovani, io ho visto invece in quel frangente veramente dei giovani che ci danno una grande speranza per il nostro futuro. Quanti sono i vostri iscritti? Noi adesso abbiamo 1600 iscritti, però abbiamo sempre bisogno di rimpinguare il numero dei donatori, perché molti vengono archiviati o per età o perché hanno già donato o per malattia o per altre cose, quindi diciamo che gli iscritti attivi diminuiscono, perciò c'è bisogno ogni anno di andare a rimpinguare le liste dei donatori, non per un numero, ma perché più siamo iscritti al Registro Italiano dei Donatori di Midollo Osseo e più diamo possibilità alle persone ammalate di trovare un donatore compatibile, sia sul territorio nazionale, sia nel mondo, perché ovviamente il nostro registro comunica con tutto il mondo. E questo ovviamente ci fa ben sperare che tutte le persone ammalate di gravi malattie del sangue possano trovare un donatore. I nostri giovani questo lo hanno capito sicuramente al Coacellula 2019, il titolo era tutto un programma, ci è voluto tempo per farlo capire diciamo la nascita di questo termine è stata proprio dall'unione tra il Coacella Festival, che abbiamo voluto in piccolo imitare, e Cellula, che è la donazione delle cellule staminali che noi proponiamo. Quindi lo proporrete anche l'anno prossimo? Ma noi speriamo di sì, dobbiamo veramente adesso tirare un attimo le somme di quello che è stata la sensibilizzazione e tutto, ma abbiamo delle grosse speranze. Alcuni si sono già presentati la sera stessa per iscriversi e penso che sarà sicuramente
sicuramente un modo per coinvolgere i giovani nel nostro progetto, che è una cosa molto importante. Poi segnalo soprattutto che sul nostro territorio ci sono state due donazioni effettive, sia a aprile che a maggio, due ragazzi ossolani che hanno donato il loro midollo per aiutare delle persone ammalate, quindi questa è sicuramente una cosa molto importante. E, ringrazio veramente tutti quelli che ci hanno aiutato. Se ho dimenticato qualcuno nel nominare singolarmente, mi scuso, ma tutti sanno di aver partecipato a un grandissimo progetto, quindi grazie, siamo molto contenti come donatori di midollo osseo, siamo orgogliosi di appartenere a questa comunità.